Ora è come prima del 2020, è tutto normale. Ho fatto due dosi di vaccino, quindi non sono spaventata. La gente è stanca di restrizioni, abbiamo passato tanto tempo a casa, vogliamo godercela finché possiamo, perché sappiamo che la situazione peggiorerà. Ma non è preoccupata per la gente che potrebbe morire? Certo, è molto triste che la gente muoia, ma questo non accade se sei vaccinato. Oxford Street e Camden Town, nel cuore di Londra. C'è folla sui marciapiedi e nei negozi, ma nessuno indossa la mascherina e non si rispetta il distanziamento. Le persone sono quasi state incoraggiate a non indossare la mascherina. Per esempio anche i politici non la mettono in Parlamento e dovrebbero essere da esempio. In questi mesi si è pensato soprattutto a salvare l'economia. Un nuovo lockdown sarebbe un disastro per il nostro paese, giusto? Le morti sono ancora basse, io sono in salute, quindi per quanto mi riguarda sono abbastanza tranquilla. Non pensa che tutti dovrebbero collaborare per fermare i contagi? Se il governo ci dice che è tutto ok, perché non dovremmo credergli? Nell'ultima settimana ci sono stati tra i 40 e i 50.000 nuovi contagi al giorno. Perché si è arrivati a questa situazione? Simon Tiberi è un infettivologo dell'ospedale di Barnes Health. C'è una disattenzione verso il Covid-19. Non fa più paura come una volta e non ci sono delle misure restrittive. E quindi c'è stato un aumento di contagi. L'altro motivo è che non tutti sono vaccinati. Il programma per vaccinare i bambini dai 12 ai 18 anni ha avuto dei ritardi. Se tutti mettessero la mascherina già abbatterebbe il numero di infezioni. Andiamo in un centro vaccinale a nord di Londra. Come mai non indossa la mascherina? È la mia terza dose, non credo di essere a rischio. Quasi l'80% della popolazione ha ricevuto due dosi, ma poi è calata la paura, la gente si è rilassata. Adesso stiamo accelerando le terze dosi e i numeri delle vaccinazioni torneranno a salire. In questo poliambulatorio lavora la dottoressa Lia Cristofoli, che è un medico di base. Da quando sono ripresi i casi, le chiamate sono aumentate. Oh, hello Tracy, it's Dr. Cristofoli. How are you? Noi stiamo facendo di tutto, ma sono tante le persone che non si sono mai registrate al Servizio Sanitario Nazionale e non possono venire da noi. Così ci sfuggono e vanno direttamente al pronto soccorso. L'inverno in arrivo e la prossima influenza fanno ancora più paura. Il rischio è che il sistema sanitario collassi. Questo è l'ospedale Whips Cross, che ha avuto l'altro mese il maggior numero di accessi in pronto soccorso, circa 10.600. La gente non ha un riferimento locale e quindi va al pronto soccorso al primo problema che ricapita, soprattutto se può essere collegato al Covid. In più ci sono tutti i malati veri, tra virgolette, quei poveri che sono rimasti indietro. Questi stanno cercando ovviamente l'assistenza che non hanno avuto e anche questi qua si sommano, per cui i pronti soccorso sono veramente oberati. Torniamo verso il centro. Ma come mai nessuno porta la mascherina? Non è obbligatoria, quindi le persone non la indossano. Il governo ora starebbe valutando nuove misure. Questo però è quello che succede in un normale venerdì sera. Se ti sei vaccinato puoi non usare la mascherina. Se ci chiedono di rimetterla, per me non ha senso. Andiamo al cinema. Poi al ristorante, dove anche i camerieri sono senza protezioni. Le persone sono libere, sono felici. Finiamo la serata in discoteca. La mascherina è una scelta personale, il passaporto vaccinale, cioè il nostro Green Pass, non verrà richiesto. E dentro solo noi abbiamo il volto coperto.